Ma è tornato, ma come? Come è tornata la scuola? Non è tornata. Cioè abbiamo le 16 classi, poi ci sistemiamo, tutte le classi e così ci sistemiamo in 16 classi. Neanche un terzo degli alunni rientra a scuola, neanche un terzo. Quindi che significa questo? Significa che praticamente stanno facendo un'inaugurazione che non ha senso di esistere. Perché se l'inaugurazione non è di tutta la scuola, ma solo di 16 classi, che senso ha fare un'inaugurazione? Però per c'è anche da dire che la popolazione scolastica è tanta, quindi si procederà a step. Sì, lo spero che si procederà. Noi intanto ringraziamo per quello che è stato fatto finora. Speriamo che si continuerà, ma non lo so, non credo che... Quindi non vi convince questa cosa? No, soprattutto in questo momento, fare un'inaugurazione di soli 12 classi proprio in questo periodo è un po' strano. Ma quanto contate di rientrare, voglio dire? Le avete fatto un conto? Non lo sappiamo. Diciamo che ci hanno illuso talmente tante volte che la fiducia... Quindi avete vissuto lo spacchettamento già da quanto tempo? Beh, dal primo superiore noi siamo entrate nel 2017-2018. Ma siete riusciti a vederla la scuola mai, così com'è? I ragazzi che stanno faranno la maturità non hanno mai preso piede in questa scuola. Ho visto foto in rete che circolano. Noi giriamo per le scuole dell'Aquila dal 2018. Siamo state prima a Colle, poi ci hanno portato sotto la Marina Elementary a Pettino. Quindi secondo voi l'inaugurazione doveva essere fatta quando era tutto pronto? Quindi, Come è giusto, un'inaugurazione significa che possiamo rientrare. Gli insegnanti che vi hanno detto fino a quando rimarrete nelle vostre sedi attuali? Non ne sanno niente. Visto che da anni ci portano a spasso da un MUSPA a un altro, senza che abbiamo una sede stabile, neanche i professori. Ma gli insegnanti non si sono sentiti anche alcuni con la provincia? Loro sono con noi oggi. Ah, quindi stanno. E dove dentro sono? Ah, quindi insomma. Non sono d'accordo anche gli insegnanti, quindi la rete. Tutti ci mettiamo qua accanto. Un'altra cosa, i ragazzi sono qui come garanti di questa inaugurazione, affinché veramente tutto quanto si svolga come era previsto e che rientrino al più presto. Assolutamente. Perché insomma è stata dura questa. Come uno sprono. Ma c'è anche qualche insegnante dietro. Sì, ci sono anche gli insegnanti. Abbiamo lottato tanti anni e continuiamo la nostra lotta come è giusto che sia.